Egli fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro. Questo è l'incipit dell'Ode 5 maggio che Alessandro Manzoni dedica alla figura di Napoleone Bonaparte. Napoleone nasce in Corsica nel 1769 da una famiglia di indipendentisti antifrancesi che avviano il giovane Napoleone alla carriera militare. Infatti Napoleone viene mandato a studiare nelle accademie militari di Brienne e di Parigi, proprio negli anni in cui la Francia era attraversata dalla rivoluzione. Fu proprio in questa situazione di incertezza e di debolezza della Francia che Napoleone ebbe modo di far valere le sue doti militari. Il direttorio allora decise di affidare a Napoleone il suo primo incarico, le guerre in Italia. Si trattava di una guerra a scopo diversivo, perché l'obiettivo reale era quello di attaccare l'Austria su due fronti, uno su Vienna, uno da Nord Italia. Quella che doveva essere però una guerra diversiva si trasformò in un vero e proprio trionfo militare. Napoleone fu posto alla testa di un esercito di 38.000 uomini, uomini stanchi, affamati, malnutriti, scoraggiati, ma Napoleone seppe infiammare i loro animi con un discorso che valse loro la vittoria. Così il 15 maggio del 1796 entrò vittorioso a Milano, attacca poi la Repubblica di Venezia offrendola all'Austria con il Trattato di Campo Formio del 1797. Ricorda, con questo trattato Foscolo e molti italiani come lui si sentiranno profondamente delusi da Napoleone e dalle vane speranze portate dalla Rivoluzione francese. Giunto in Italia senza problemi e senza incontrare grandi resistenze, Napoleone conquistò numerosi territori ed organizzò le cosiddette repubbliche sorelle e le repubbliche meridionali come quella partenopea e romana. Napoleone aveva dato ai territori da lui conquistati un'organizzazione politica allo scopo di sfruttarne le risorse territoriali, confiscando le ricchezze degli italiani, aumentando le loro tasse per finanziare l'esercito e il governo di Parigi. Napoleone proponeva quindi agli italiani di liberare i territori dagli oppressori, utilizzando come propaganda le idee e gli ideali della Rivoluzione francese: libertà, uguaglianza, fratellanza. Forte dei numerosi successi, il direttorio progettò di sconfiggere la Gran Bretagna, affidando nuovamente il comando a Napoleone. La Gran Bretagna, molto forte sui mari, aveva interessi commerciali nel Mediterraneo, proprio come i francesi. Per questo nel 1798 la Francia decide di attaccare non direttamente la Gran Bretagna, ma un suo possedimento coloniale, l'Egitto. L'Egitto rappresentava per la Gran Bretagna una posizione strategica nelle rotte verso l'Oriente. In un primo momento l'esercito francese si impose, ma nell'agosto dello stesso anno l'ammiraglio Nelson, inglese, distrugge la flotta francese. Nel 1799, grazie alla vittoria sui francesi, la Gran Bretagna organizza la seconda coalizione antifrancese con Turchia, Russia, Austria e Regno di Napoli. Napoleone, sconfitto, è costretto a fare ritorno in Francia, ma a Parigi la situazione politica è notevolmente confusa. Ma di questo parleremo nel prossimo video.